Allora, sentiamo Alessandro Sallusti. Alessandro, secondo te Islam e libertà delle donne sono conciliabili oppure no? No, se uno legge il Corano direi di no, non sono conciliabili perché l'inferiorità della donna è scritta nel Corano. Poi se qualcuno, come ho appena sentito, qualche musulmano legge il Corano in modo distratto o lo interpreta in un modo diverso, ben venga, speriamo che siano sempre di più, ma se uno legge il Corano, la donna è sicuramente un essere inferiore. Maometto sposò una bambina di 6 anni, tanto per intenderci, perché la riteneva una sua proprietà. Io credo che quello di cui stiamo parlando è il vero problema. Il problema non è l'ISIS, perché l'ISIS, per quanto dolore possa seminare in Occidente, per quanto possa fare delle cose terribili, ma hai voglia di ammazzarne a 10 alla volta, mentre invece quel germe di integralismo e di non rispetto delle donne, che invece si portano appresso la marea di migrati o comunque di musulmani che vivono in Occidente, quello è molto più pericoloso perché mina delle libertà fondamentali Certo, dell'Occidente. quelle Per cui nostre. la battaglia va fatta lì, oltre che all'ISIS, ma direi soprattutto lì. Soprattutto lì. Senti, però, anche se pensiamo a noi, per esempio, se pensiamo al nostro paese, in fondo la piena autodeterminazione della donna è una conquista molto recente, che se pensi, C'è ancora molto da no, fare se anche. pensi, se pensate che il diritto d'onore è stato eliminato nel 1981 dopo un referendum sul divorzio e un referendum sull'aborto, e che solo nel 1965, per il caso di Franca Viola, che venne rapita e stuprata e si rifiutò, diciamo, di fare le nozze riparatrici, fu la prima che si ribellò a quella che era una consuetudine anche da noi. Non può essere che loro ci mettano molto più tempo, sto parlando naturalmente dei musulmani, di quanto non ce ne abbiamo messo noi per arrivare poi a conquistare certi diritti fondamentali della persona, come sono naturalmente quella Assolutamente sì, della non parità tra dimentichiamo uomo e donna e che della libera scelta. la Dama Bianca di Fausto Coppi, cioè non siamo nella preistoria, siamo alcuni decenni fa, una donna venne arrestata in quanto concubina, tra l'altro appunto la concubina di uno dei miti dell'Italia, il ciclista Fausto Coppi. Ma è ovvio, come dire, che tutte le società hanno dovuto affrontare questo problema. Forse, come dire, a noi fa un certo effetto perché noi l'abbiamo affrontato e sostanzialmente risolto, Ma dopodiché ci sono delle risolto è una divisioni. parola grossa, No, Sallusti. Il no, no, femminicidio lo no, no. celebriamo ogni 8 No, marzo, no, 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 ma ahimè. guarda, La il condizione della femminicidio donna, a ci prescindere sarà. dalle religioni, No, soffre e soffre molto anche in no, Italia, a prescindere ma dalle no, no, ma minoranze tutti, guardi, religiose. soffrono gli uomini e le donne. Il problema è prendere coscienza, cioè ci saranno sempre degli uomini violenti con le donne, ma il problema non è quello, quello ci saranno sempre in qualsiasi società, come peraltro ci sono delle donne violente, altrimenti violente con gli uomini, Beh, perché non è che, come dire, diciamo tutti i che mali sono stanno da proprio molto meno di una parte. quegli altri, però Sì, comunque, cioè, lo sono fisicamente meno, ma non di meno. Ma il maschicidi se ne problema è vedono come la tanti in società. giro. No, ma io voglio arrivare a questo punto. Il problema non è il numero dei femminicidi. Il problema è se la società nel suo insieme riconosce il femminicidio come una deviazione da punire severamente. Ora, a me non sembra che al di là di alcuni atti eroici o alcune testimonianze fantastiche come quelle che abbiamo appena sentito, la comunità musulmana occidentale prenda le Da distanze quello e che è quindi successo. Penso che è da quello che questo. Sì, succede, allora. quindi acceleri e Sì, auspichi allora. una velocizzazione del E quello processo. che ha detto Sallusti è proprio, diciamo, il centro del problema.